Il Lecce cerca di scaldare subito l'ambiente sferzato da un clima gelido e va a caccia di un successo che darebbe ossigeno e punti per respirare in classifica. In 10 minuti la squadra di Baldini impegna molto la difesa di un Siena ridotto ai minimi termini dagli infortuni. Primo minuto, Mirante deve uscire su Vucinic, il corpo del portiere è fuori dall'area, la sua mano che ruba il pallone forse è dentro. Vucinic sembra un altro, rigenerato forse dopo i 3 gol realizzati con la Serbia-Montenegro under 21. Mirante lo anticipa ancora al terzo minuto. Lecce costantemente in attacco, funziona anche Valdés sulla sinistra, il suo tentativo e anche quello di Conan si infrangono sul muro difensivo dei toscani. Ancora Conan stavolta e siamo al decimo, combinazione con Vucinic che spalle alla porta, tenta il colpo di tacco. Se fosse stato gol sarebbe stata una perla. Arriviamo al 16esimo, Cassetti lavora bene sulla destra e fa partire un cross che mette fuori causa Mirante, forse calcola male l'uscita il portiere, forse è tradito dal vetto, è comunque un invito troppo ghiotto per Vucinic che non sbaglia. Lecce 1, Siena 0, torna al gol dopo tantissimo il serbo. La partita non cambia fisionomia, a favore di vento il Lecce cerca ora le conclusioni da lontano e Mirante spesso preferisce usare i pugni. Baldini sembra moderatamente soddisfatto. Senza Locatelli la squadra di Gigi Decanio sembra priva di idee. Il Lecce controlla e prova ancora con le conclusioni dalla distanza. Il tempo finisce con una delle poche azioni del Siena, anzi l'unica dei bianconeri che continuano clamorosamente a sbagliare. Ripresa, appena 7 minuti e il Lecce raddoppia. Gran parte del merito va al cileno Valdés che difende bene il pallone, salta avversario in ripetizione, poi vede e serve Conan che magari controlla non benissimo però arriva puntuale a battere Mirante. Superato per la seconda volta, quindi Lecce 2, Siena 0. Ovvio l'entusiasmo del gruppo giallorosso che non vinceva dal 2 ottobre e da quella data non segnava, pensate, 5 sconfitte e 12 gol subiti. Il Siena cerca di riaffacciarsi dalle parti di Sicignano, ma non l'aiuta nemmeno la terna arbitrale. Al 15esimo, siamo sempre nella ripresa, Bogdani viene servito a dovere, ma l'assistente Fornasin dice fuori gioco, probabilmente sbaglia. Non deve strafare la squadra di Baldini per controllare la gara e regalare qualche numero ad effetto per la platea. Vucinic, abbiamo detto, sembra quello dello scorso anno, guardare per credere. Pinardi continua il suo personale confronto con Mirante. Valdés va al tiro al 23esimo, però scheggia soltanto la traversa. Arrivano i cambi, Nanni per Bogdani, Cozzolino per Conan, Marazzina per Paro. Decanio richiama i suoi che pressano e soprattutto cercano di sfruttare le corsie esterne. Al 27esimo al tiro ci va Chiesa, ma trova Sicignano bravo ad allungarsi e raggiungere un pallone sul quale non arriva più nessuno. Poi al 28esimo ancora Siena, Nanni di testa, traversa, poi Marazzina stoppa con la mano, l'arbitro fa continuare, Lecce però alza il muro. Nel finale la gara è ancora più intensa, il Lecce potrebbe fare 3 con Vucinic, ma al momento di concludere l'attaccante viene contrastato e non riesce a trovare la porta. Fa 3 invece con Cozzolino, che si mangia avversari e campo, si presenta davanti a Mirante, lo supera e lo batte, 3-0. Il Lecce si è praticamente ritrovato. Stavolta il gioco ha dato i suoi frutti, 3 gol, 3 punti, proprio come il 2 ottobre contro il Cagliari. Per i salentini la rincorsa verso la parte buona della classifica è cominciata e sabato si va a San Siro col Milan.